Siamo tornati nuovamente in game, questa è Italian Esports Association, io come al solito sono il vostro Urkukan e quest'oggi andremo a seguire un altro match per quanto riguarda le semifinali dell'HSDL Invitational, il torneo 1v1 che oramai sta regalando match strabilianti a tutti voi che ovviamente lo state seguendo in questo momento in diretta. Ci saranno ovviamente anche i voti, quindi non temete se non l'avete seguito in diretta, però peggio per voi perché vi siete perse delle giocate incredibili. Andiamo subito a presentare quindi i giocatori che prendono parte a questo secondo match. Siamo ovviamente nelle semifinali e quindi soltanto uno di questi due giocatori accederà alle finali, dove c'è già Azeroth per il clan Doha che sta aspettando il suo avversario. Andiamo quindi a presentarli, come dicevo, Spona nell'angolo in basso a destra con il colore giallo per per il clan Doha. Stiamo parlando di Insane, in arte insane, insomma, vedete un po' voi. Giocatore molto molto interessante, con un drop di Bannerring nel primo game ha letteralmente stupito tutti quanti, anche un po' il commentatore sottoscritto. Non mi aspettavo una giocata di questo tipo, portato via ben 28 lavoratori sulla linea mineraria principale e secondaria. Comunque per lui 2004 punti in ladder, 52,10% il win rate con 472 vittorie su 434 sconfitte. Ma mi stavo perdendo un Forgate, proxy Forgate scoutato dallo stesso Insane che va subito a ripiegare sulla sua base principale. Sta mandando su e annulla invece mia nonna, va ad annullare due gate, va quindi a fare un doppio gate, ma attenzione, risponde Insane con una proxy hatchery. Giocate incredibili una dopo l'altra. Andiamo a vedere anche l'avversario di Insane, il Protoss che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore blu per gli HSDD. Stiamo parlando di mia nonna. Sarebbe stato meglio Brodess, ma per evitare confusioni più che altro familiari, non vorrei che arrivasse mia nonna in casa e mi dicesse: mi hai chiamato, che sto facendo, che devo fare. In ogni caso, non vi preoccupate, non ci sarà questo pericolo per il momento. Vediamo il doppio proxy gate più Forgia, quindi potrebbe essere anche una Cannon Rush. Vedremo intanto se sopravviverà il Protoss a una proxy hatchery. Una giocata incredibile dopo l'altra. Intanto volevo segnalarvi anche, appunto, per mia nonna 1735 punti in ladder, 331 vittorie su 310, 51,64 il win rate di questo giocatore Protoss, che intanto va a difendersi con dei Photon Cannon, e potrebbe essere la sua salvezza nel caso in cui si accorgesse di questa proxy hatchery. Per il momento non l'ha fatto. Dall'altra parte abbiamo il doppio proxy gate, ancora non ha prodotto nessuna unità. Zeroti ovviamente in produzione, dovrebbe accorgersi a momento dell'arrivo del biostrato. Roach Warren in via di costruzione, quindi per il momento dovrebbe andare di Ling, e si accorge in questo momento mia nonna della presenza con questa probe che sembra avere un infarto nel tragitto. Arrivano intanto i primi zeloti, un Ling di Insane va subito a cercare di dare fastidio sul pilone, mentre mia nonna è costretta a piazzare mia nonna è costretto a piazzare un pilone per difendere il suo Nexus principale, e forse non si era accorto della presenza del Ling. Infatti fa rientrare subito gli zeloti, mentre da quest'altra parte la probe va a guardarsi i laceri dove non c'è in produzione un bel niente. Quindi giocata un po' forse per forzare un overreact da parte del una reazione da parte del giocatore Protoss, mentre lo Zerg va a puntellare la difesa con Roach Warrior, ma soprattutto tre imparatori. Intanto ancora piloni. Gli zeloti vanno a vedere la situazione sopra la rampa, vedono la presenza di un imparatore, quindi decidono di soprassedere al momento. Soltanto due zeloti ovviamente per tenere sotto controllo le espansioni dello Zerg. Zerg che al momento ha messo in produzione le blatte con un ritardo pesantissimo. Forse un solo Photon Cannon, un po' pochino per difendere questo Nexus. Cade la prima e soltanto un pilone.
Tra l'altro non a raggio, una giocata da parte di mia nonna. Forse è proprio mia nonna che ha giocato in questo caso perché mette il pilone troppo lontano, un solo fotoncannon non va a coprire il pilone, quindi cade, disattiva subito il pilone e arrivano le blatte a raggio del fotoncannon. Si gioca in questo modo un importante momento della partita. Riesce con il surround a bloccare una delle blatte, ma perde molte probe il giocatore Protoss, che si salva soltanto per l'arrivo del nucleo della nave madre. Le blatte di Insane vanno subito a cercare un'altra via di fuga per evitare l'attacco del nucleo della nave madre. Cercano ancora di portarsi a casa altri lavoratori e siamo già a 10, anzi 11 unità perse, 11 probe perse da parte di mia nonna. Continua a perdere probe. Qui fortunatamente c'è un pilone con un fotoncano con un pilone messo a modo, come direbbero in quel di Toscana. Intanto arriva anche l'acceleratore per il giocatore Zerg, forse non riuscirà ad ultimarlo, infatti va subito ad annullarlo, ma perde in extremis. Dall'altra parte, nella base dello Zerg, la situazione è ancora abbastanza tranquilla, mentre continua con queste blatte a cercare di fare danni. Non un'incredibile giocata da parte di entrambi. La reazione del Protoss è stata troppo lenta. Photon Cannon Overcharge in questo momento per la difesa su questo ennesimo pilone, ma c'è una Queen che espande il biostato, non ha unità per difendersi. Brothers, mia nonna, in arte mia nonna, per l'appunto, ancora sovraccarico fotonico. Espande il biostato, scusate, con biotumori, ancora blatte per Insane. Ancora continua questa pressure di Insane con unità blatte e Queen addirittura ad attaccare il Nexus principale, mentre continua a cercare di eliminare un assimilatore del Protoss. Va in questo momento a prendere la sua Natural il giocatore Zerg con notevolissimo ritardo. Questo attacco in realtà poteva essere sventato molto molto più facilmente da parte del giocatore Protoss. Evidentemente non ha pensato che facesse sul serio lo Zerg, invece pare proprio facesse sul serio. E intanto continua l'attacco sul Nexus. Finalmente arrivano i primi persecutori da parte di mia nonna. Dopo aver perso gli scudi sul Nexus principale, ci sono però molte blatte in campo, anche due Queen. Non c'è abbastanza energia per il sovraccarico. No, c'è ancora energia per il sovraccarico fotonico, ma non espone il nucleo della madre. L'attacco delle Queen. Arrivano i persecutori. Cercano di portare a raggio dei Photon Cannon le blatte. E continua ancora la produzione di blatte da questo. Da questa proxy archery, ancora il warp di persecutori, il focus del sovraccarico fotonico sul Queen e ancora l'attacco dei persecutori e il focus riesce a portare a casa la prima Queen e perde il Nexus principale. Mia nonna perde così un importante punto, non potrà più ricostruirlo, vista la presenza anche dei biotumori. Finalmente i persecutori riescono ad eliminare questa proxy archery. E andremo a vedere a questo momento cosa andrà a fare, anche perché il Protoss praticamente ha costruito tutto le strutture principali su questo Proxy Pylon 6 gate al momento per mia nonna. Cade la Proxy Acid, rimarranno ancora i biotumori. Folgorato dal Photon Cannon, un biotumore, quindi non andrà più a espandere il creep. Costretto a eliminare anche un Photon Cannon per passare con le sue unità. A questo punto contro push doveroso da parte di mia nonna per riuscire a resistere, ma va ad annullare la sua seconda espansione il giocatore Zerg, mentre continua il warp di persecutori. Andremo a vedere la difesa, dovrebbe spostare gli impalatori, infatti sposta tutti gli impalatori, sta attaccando a Tana il giocatore Insane. In avanti le blatte mentre sposta l'impalatore in questo momento. Buona la micro da parte di mia nonna. Va subito al focus su gli impalatori, mentre le blatte cercano di eliminare più scudi possibili dai persecutori. E credo non ci sia niente da fare per Insane. Credo che mia nonna si porti a casa anche il secondo game. E infatti GG da parte del giocatore del clan Doha Insane, mentre vince per gli HSDL mia nonna.